Trambodi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Sequestion e in questo video che corrisponde alla terza parte dell'episodio 1 di Eldaria vi dirò le mie teorie o comunque quello che potrebbe succedere nell'episodio 2 appunto. Io ancora non l'ho giocato e probabilmente quando editerò questo video, che lo giocherò ora a breve, praticamente magari riderò di tutte le boiate che starò per dire. Quindi è futura a me che stai editando questo episodio, abbi pietà di me. Ma io direi di iniziare. Allora, secondo me nell'episodio 2 non succederà molto a livelli di trama perché, come l'episodio 1, è un episodio, diciamo, introduttivo. Quindi non credo mettano cose molto pesanti di trama. Comunque ricordiamoci che alla fine dell'episodio 1 Nevra è molto WTF su quello che vede, però non ci ha ancora visto. Secondo me l'episodio si aprirà proprio con lui, super triggerato nel vederci. E comunque durante l'episodio secondo me farà un po' come Leiftan e ci chiederà del tempo per riflettere. Per chi se lo stesse chiedendo, infatti praticamente io per Eldaria di Origins avevo la route di Nevra e potete trovare tutto il gameplay nel canale in descrizione. Per quanto riguarda New Era, in descrizione c'è una sorpresa come è stato per il video corrispondente alla seconda parte. E io vi invito a guardarle, se non sapete come guardarle guardate il Weeaboo Monthly Favorites di dicembre. Io vi lascio tutti e tre i video, parte 1, parte 2 e Weeaboo Monthly Favorites qui. Comunque dopo eventuali momenti super triggeranti con Nevra continueremo secondo me il giro di presentazioni perché non abbiamo ancora visto Wanchu, che è la sorella di Wanhua. E cosa più importante, dovremo cercare informazioni sulla guardia d'ossidiana perché finora tutti i personaggi che abbiamo conosciuto, a parte ovviamente Karen e Chrome che fanno parte della guardia dell'ombra perché facevano parte della guardia dell'ombra, fanno tutti parte della guardia dell'assenzio, ma ancora dell'ossidiana non abbiamo visto nessuno né tantomeno sappiamo chi sia il capo. E teoria più importante, che spero non sia vera però secondo me è probabile che sia così, è che il capo della guardia di ossidiana sia Lance. Questo perché 1. Lance ancora non si è visto. 2. Quando l'abbiamo nominata a Cori, Cori non era tipo straniata o comunque contrariata per il fatto di Lance, cioè se tu nomini Hitler a qualcuno, qualcuno non fa tipo sì! Uno è tipo, ah sì, ma che ho fatto cose brutte, cioè solitamente dovrebbe essere così. 3. Quando abbiamo parlato di Lance a Matthew, lui era contrariato e fa tipo, perché noi abbiamo parlato ovviamente male di Lance, lui dice tipo, ma chi? Quel Lance? E io tipo, pensavo, perché la guardiana non l'ha detto, scusami, ma di quale Lance stai parlando tu allora? Quarta cosa, che si ricollega al punto 3, è appunto che può darsi che lui non capisca perché parliamo male di Lance, come io non capivo perché nello spin-off di Balkion, che è nel canale, potete trovarlo, praticamente parlavano benissimo di Lance, dicevano che era una persona premurosa, gentile, affettuosa, cioè tutti aggettivi che con Lance cozzano come l'ananas sulla pizza. Insomma, da così a così. E non so, e penso, che avrebbe potuto fare una cosa del genere. Ora, io non so da cosa sia scaturita esattamente la follia di Lance, perché o si era drogato come Marianne, o è bipolare, o ha personalità multipla, io penso una di queste tre cose, però può darsi che in questi 7 anni sia ritornato come prima, non lo so, per magia, si sia disintossicato, non so che cosa, e quindi sia passato da così a così, e sia diventato di nuovo capo della guardia d'ossidiana, ma non lo so. E ci sono voci, che spero non siano vere, ma comunque se sono vere è tipo, what the fuck, no, che possa essere lui il quarto flirt, e io tipo, no, preferisco Cori piuttosto che lui, e quindi, insomma, non sono molto convinta di queste cose. Cioè, come ho detto nell'episodio 26, cioè, poi la guardiana, proprio in quell'episodio, certe scene che sindrome di Stoccolma, levati. Infine, per quanto riguarda i problemi di cui si è parlato e che stanno affliggendo il mondo, quindi cose che compaiono o scompaiono, più che altro se ne parla negli ultimi archivi, quindi vi invito a guardare quel video. Non so esattamente se ne parleranno nell'episodio 2, perché se sono questi i grandi problemi che dovremo affrontare in tutta Eldaria a New Era, praticamente non so se è troppo presto parlarne nell'episodio 2, però può darsi di sì, può darsi di no. Va bene, in ogni caso. Comunque niente, questo è il video teorie sull'episodio 2, è finito. Ora appena stacco andrò a giocare appunto l'episodio 2, giusto per sapere se quello che pensavo era giusto, se era sbagliato. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!